articolo della Sorresca, noi veniamo soprattutto a rinnovare l'espressione della nostra fede e i nostri propositi di vita cristiana. Con un gesto che insieme materno e regale, tu ci offri il Figlio di Dio, che per amor nostro si è fatto figlio tuo e nostro fratello. Noi vogliamo accogliere con sincerità e con profonda riconoscenza questa tua offerta di Madre di Dio e Madre nostra. Ti chiediamo di ottenere da Gesù la grazia che la nostra vita sia sempre illuminata e guidata dalla fede in Lui. Ti chiediamo che la sua opera di redenzione e di salvezza sia ricevuta da noi e da tutti gli uomini che in Lui e per Lui ci sono fratelli. E poiché il tuo santuario, aperto sul lago luminoso, che prese anche il tuo nome, è stato tante volte teatro della tua bontà, noi presentiamo a te anche le nostre miserie, le nostre necessità, i nostri dolori. O Madre buona, concedici di tornare dal tuo santuario con un conforto nel dolore, di una più fiduciosa speranza cristiana, con la certezza che in ogni circostanza possiamo contare sulla tua protezione materna. Amen. Eccellenza, noi la ringraziamo di cuore, perché venire alla Sorresca con puntualità e affrontando i disagi del caldo ci ha dato la sua qualificatissima espressione di cosa vuol dire devozione, non ogni tanto, ma spesso. La grazie ci ha detto. Ringrazio l'autorità qui presente che, nonostante il caldo, e voi tutti, nonostante il caldo, avete dato onore alla festa di Santa Maria della Sorresca. Naturalmente ringrazio gli organizzatori, perché l'organizzazione di questa festa è complessa, non è semplice, perché tutto pronto sembra facile, ma chi c'è dietro ha lavorato. E grazie anche al coro di Riccardo, che anche oggi ha sacrificato se stesso e le persone che sono lì vicino a cantare per la Sorresca. Grazie di cuore.